una campagna elettorale aspra, però alla fine è venuto fuori la volontà della gente di amministrare la cosa pubblica con serietà, con correttezza e proseguire nel programma amministrativo già avviato. Io ringrazio tutti chi mi ha votato e ringrazio anche chi non mi ha votato. Come i 5 anni trascorsi sarò il sindaco di tutti e quindi penso di dare un contributo insieme ai neoeletti per la risoluzione dei problemi di questa comunità. Allora, Mimmo, io volevo davvero, è stata una battaglia forte questa amministrazione. Abbiamo 100 spettatori in diretta, quindi ti stanno ascoltando, sono da Londra, aspettavo i risultati da tanto tempo. Questa è una grande soddisfazione, io penso, per te, no? Ma oltre ad essere una soddisfazione personale, è una soddisfazione della gente, perché a me mi hanno votato tutte le categorie, dalla categoria più deboli ai professionisti, quindi ritengo che hanno fatto questo ragionamento. Per amministrare la cosa pubblica ci vuole continuità, ci vogliono rapporti politici e noi in questa fase ce l'abbiamo. Bravo! La ragione... Bravo! Se si aspettava questo divario della lista avversaria e poi domani il primo atto del nuovo mandato amministrativo, che pensi di fare? Allora, io lo sto ripetendo da giorni che il divario tra noi e voi è intorno ai 500 euro. L'elettorato lo conosco le problematiche e il primo atto che faremo. Prima cosa dobbiamo comporre la nuova amministrazione, quindi la nuova giunta, e dobbiamo verificare un attimo i dati perché in questo momento non li ho sotto mano. Vorrei ringraziare innanzitutto ai 3 consiglieri perché per un meccanismo elettorale della mia lista rimarranno fuori, quindi non so chi sono, ma li ringrazio già in questa fase e collaboreranno al massimo per essere parte integrante della squadra. Io volevo farti salutare questi nostri radioascoltatori che ti stanno seguendo. Allora c'è Fausto Fungaroli dalla Germania, complimenti Mimmo, grazie, quindi è in diretta, ti sta ascoltando. Per me è un onore in questa fase parlare con i nostri concittadini che si trovano all'estero. Immagino in questo momento volevo averli vicino e ognuno di noi si sente vicino ai nostri concittadini che si trovano all'estero, quindi per noi è un grande, almeno per me e per tutta la comunità, avere questi tipi di voti. C'è un altro signore, ecco, Gerardo Castagno, che ci scrive da Londra, fatemi vedere il francese, please. Non c'è ancora, Gerardo. Allora, gentilmente un po' di silenzio, grazie. Gentilmente, allora Mimmo, io stasera hanno aspettato dall'estero questa tua vittoria, no? Allora, un po' di silenzio, grazie ragazzi, stiamo in diretta. Allora, hanno aspettato tutti questa vittoria. C'è questo signore, Minibus Babylon, che stai da New Jersey, mi hanno detto. New Jersey. Quindi che ti saluto tutti gli americani che ti hanno seguito questa sera. Anche se l'orario, il fuso orario è diverso, io ringrazio tutti gli americani. E li sento vicino. Più di questo non so che dire. Cercheremo, se eventualmente hanno dei problemi, cercheremo di portarli avanti tutti insieme e di cercare di risolvere. Ecco, mi dice ancora, sei un signore, dice questo discorso. Quindi io lo ringrazio e
Che dici? L'onore su. Gerardo Castagno ancora ci dice gli auguri da Londra. Grazie, un saluto particolare a Gerardo che doveva essere qui e credo che per motivi di lavoro non sia stato presente. Che dire? Sono contento e... Solo qualche altra battuta e poi giustamente ti lasciamo alla festa perché ti sento di cazzo. Hai mai dubitato durante queste giornate sull'esito del risultato elettorale? No, io ne ero convinto, ne sono stato convinto sin dall'inizio, avevo calcolato intorno ai 200 voti e questi sono. Perché la squadra composta era una squadra competitiva forte e ognuno, anche gli esterni, hanno dato una grossa mano in questa nostra comunità. E un'altra cosa, ti aspettavi